Ciao ragazzi, eccoci qua. Allora, oggi un video particolare perché mi piacerebbe andare nel dettaglio e capire dove sta andando questa Juventus, anche confrontandola con la Juventus del passato, non tanto per la stagione complessiva perché questi dati ancora non li possediamo, però una domanda mi è venuta, cioè come eravamo messi negli ultimi anni alla quinta giornata di campionato e alla prima partita di Champions League e come poi è terminata la sesta giornata, dato che noi andremo ad affrontare in casa nostra la Salernitana tra pochi giorni. Voglio cercare di fare una sorta di confronto, ma prima di tutto vi invito a scaricare l'applicazione gratuita Numero 10, il link è qui sotto in descrizione. Io sto lavorando e collaborando con questa applicazione e molto presto uscirà pure un articolo scritto da me oltre al post partita di Monza Juventus. Scaricate il Numero 10 dal link qui sotto in descrizione. E io direi di iniziare immediatamente perché ci saranno diverse cose da dire. Confronto punti Juventus alla quinta giornata di Serie A. Andiamo a vedere stagione 2017-2018. Questa è la prima che andiamo a prendere in considerazione. Per intenderci, la quarta di Allegri, quella precedente all'arrivo di Cristiano Ronaldo. Prime partite: 3-0 al Cagliari, 4-2 al Genoa, 3-0 al Chievo, 3-1 alla Fiorentina, al Sassuolo, 3-1-0 alla Fiorentina e perdiamo 0-3 col Barcellona, il che significa 5 vittorie, una sconfitta ai Champions, 14 gol segnati e 6 subiti, 15 punti raccolti e quella successiva poi la vinciamo col Torino 4-0, ma questa è fuori dalla statistica. Una media di 2,33 gol fatti per partita, una media di 1 gol subito per partita e una media punti di 2,5. Come potete vedere, la quarta stagione di Allegri parte con il botto, una squadra consolidata, una squadra molto simile a quella precedente che l'anno prima aveva sfiorato l'impresa a Cardiff. Ci sono un paio di modifiche, però la struttura della squadra rimane quella. Infatti, come potete vedere, era una Juventus che andava forte, molto forte. Poi è arrivato Cristiano Ronaldo. E come iniziamo la stagione con Cristiano Ronaldo? Beh, ve lo dico subito. 2018-2019. Prima partita, vinciamo 3-2 contro il Chievo Verona. Ricorderete tutti l'esordio di Cristiano Ronaldo al Bentegodi. Poi vinciamo con la Lazio 2-0, vinciamo col Parma 2-1, vinciamo col Sassuolo 2-1, vinciamo 2-0 col Frosinone. Esordi in Champions con il Valencia 2-0 e poi c'è il Bologna dove vinciamo 2-0. Pure quella partita ed è un po' il nostro Juventus Salernitana. Quindi stiamo parlando di 6 vittorie, ok? 5 in campionato, 1 in Champions League, poi ci sarà anche la sesta in campionato con il Bologna, una media di gol fatti di 2,17 e una media di gol subiti di 0,67. Quindi stiamo parlando di ottimi numeri, come vediamo prima erano 14-6, 2017-2018, siamo a 13-4, abbiamo fatto un gol in meno, ne abbiamo subiti 2 in meno, ma la media punti è di 3 a partita perché le prime partite dell'anno di Ronaldo le abbiamo vinte tutte, alcune con difficoltà, altre meno, però le abbiamo vinte tutte. E quindi direi di andare avanti, salutare Massimiliano Allegri, dare il benvenuto a Maurizio Sarri con il suo Parma Juventus 1-0, poi Juventus-Napoli 4-3 era lo stadio, una partita allucinante con l'autogol di Koulibaly all'ultimo, 0-0 con la Fiorentina, 2-1 col Verona, 2-1 col Brescia, 2-2 con l'Atletico, anche in questo caso ero allo stadio, ero al Wanda Metropolitano. 11 gol fatti e 7 subiti, una Juventus che non segna chissà quanti gol, inizia un po' a essere traballante in difesa, una media gol fatti di 1,83, una media gol subiti di 1,17, ma quello che importa di più, una media punti di 2,33, perché comunque stiamo parlando di 4 vittorie e 2 pareggi, Juventus ancora in battuta e poi vincerà 2-0 con la SPAL in casa. Quindi anche in questo caso i gol fatti e i gol subiti ci raccontano una storia, i punti conquistati un'altra, e cioè che la Juventus vince e torna a vincere. Poi, ragazzi, arriva il momento in cui la Juventus non vince più, no? Perché questo è l'anno dell'ultimo scudetto, abbiamo visto fino adesso 3 anni scudettati della Juventus, dei 9 consecutivi, gli ultimi 3. Ora salutiamo Maurizio Sarri, diamo il benvenuto ad Andrea Pirlo e andiamo a vedere quelli che sono i numeri delle prime partite di Pirlo. E qua ne stiamo a vedere qualche dato bizzarro in più, perché vinciamo 3-0 con la Samp la prima, 2-2 con la Roma la seconda, a Roma in trasferta vinciamo 2-1 in casa col Napoli, 1-1 col Crotone, 1-1 con la Las Verona e poi vinciamo in Champions 2-0 contro la Dinamo Kiev. Quindi 3 vittorie, 3 pareggi, una Juventus che non si capisce bene che cosa sia. Qualcuno potrà dirmi, giunto a questo punto, sì, però i calendari sono diversi, magari ci sono delle partite più facili, più difficili, non è un indice corretto. Sono assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Però come possiamo vedere, i primi 3 anni presi in considerazione dove la Juventus ha vinto lo scudetto c'era una prevalenza di vittorie. L'anno di Pirlo, che è stato un su e giù terrificante
continua a essere un su e giù terrificante, con 1,83 gol fatti e 0,83 gol subiti, la media punti di 2, quindi si è già abbassata anche la media punti. E quindi sono curioso di vedere l'anno scorso con Allegri, dato che è il confronto vero e proprio per valutare e giudicare il lavoro di Massimiliano Allegri va fatto sulle Juventus che ha avuto in mano lui negli ultimi due anni. Quindi salutiamo ancora una volta Andrea Pirlo, che poi andrà a vincere 4-1 in casa dello Spezia, e risalutiamo nuovamente Massimiliano Allegri, che 2-2 con l'Udinese la prima giornata, 0-1 con l'Empoli, anche in questo caso era lo stadio, me la ricordo molto bene e avrei gradito non esserci. Napoli perdiamo 2-1, Milan 1-1, Spezia vinciamo 3-2, la prima vittoria stagionale dopo 5 partite, poi vinciamo col Malmo 3-0 in Champions League e nuovamente con la Sampdoria ancora una volta 3-2, una partita molto complicata, così come era stata complicata quella con lo Spezia. Che cosa succede qua? Come abbiamo visto, iniziamo il moto ondulatorio, si sta andando sempre peggio, si passa da 3 o comunque 2.5 punti di media partita, che tanta roba, ai 2.33 di Sarri, che comunque è un ottimo risultato, ai 2 di Pirlo, agli 1.33 di Allegri. Capite bene il declino, no? E poi è vero, il calendario, le partite difficili, quello che volete, però le prime partite delle stagioni ci hanno sempre dato, bene o male, uno spoiler di quelle che poi sarebbero state, no? Le stagioni in questione. Quella dell'anno scorso è partita male, con 10 gol segnati e 8 gol subiti, e abbiamo raccolto una media punti di 1.33. C'era iniziato veramente male ed è stata la prima stagione senza titoli. Dopo 10 anni è stata una stagione molto deludente, in cui la Juventus ha raccolto soltanto la qualificazione in Champions e basta, e sembrava non ci fosse niente da salvare, proiettandoci poi sulla stagione successiva, che è quella in corso, e quindi andiamo a prendere in analisi, no? Quella che stiamo vivendo proprio adesso. E cioè, partiamo molto bene, 3-0 col Sassuolo, poi 0-0 con la Samp, 1-1 con la Roma, 2-0 con lo Spezia, 1-1 con la Fiorentina e perdiamo 2-1 col PSG. Stiamo parlando di due vittorie, tre pareggi e una sconfitta, la media punti è errata perché col PSG abbiamo perso, quindi ancora più bassa di quelle 1.67. Stiamo parlando di soltanto 8 gol fatti e stiamo parlando di 4 gol subiti, quindi sotto il punto di vista difensivo siamo assolutamente sotto un buon punto di vista, mi viene da dire, perché comunque abbiamo visto i dati fino adesso, era difficile aver preso soltanto 4 gol nelle prime 6 partite, però ragazzi 8 gol segnati, una media punti minore di 1.67, una media gol fatti a partita di 1.33, considerando tra l'altro il 3-0 del Sassuolo nella prima giornata di Serie A. Ragazzi miei, è poco, troppo poco, ed è questo che mi preoccupa, perché ribadisco, andiamo a vedere un po' quello che è stato in precedenza, no? Le altre stagioni ci davano già un'indicazione di quello che poteva essere, e io guardo adesso la Juventus e dico insomma, abbiamo raccolto 9 punti in 6 partite, l'anno scorso ne avevamo raccolti 8 in 6 partite, considerando ovviamente anche la Champions, il girone di Champions, perché se no diventa difficile, diventa molto difficile, e quindi la partita con la Salernitana secondo me è già una vera e propria crocevia, senza dimenticare che poi mercoledì giochiamo col Benfica in casa, una partita molto delicata anche per la qualificazione Champions, e quindi ragazzi, quando vi dico che è ora di cambiare qualcosa e che non va bene proseguire con questo andazzo, non lo dico perché voglio mettere pressione alla Juventus, voglio criticare il lavoro dell'allenatore, no, perché vi sto mostrando a schermo che certe cose sono state difficoltose negli altri anni, e continuando così si rischia addirittura magari di peggiorarla la stagione dell'anno scorso. Quindi attenzione che Salernitana-Benfica sono due match point secondo me importanti per la Juventus, per rimanere intanto aggrappata al campionato, perché di passi falsi ne abbiamo già fatti tanti, di punti persi ne abbiamo già lasciati tanti, e in Champions diventa ancora più complicata, perché sapete bene, sono 6 partite, una l'abbiamo giocata, l'abbiamo persa, se perdiamo anche questa col Benfica o comunque non la vinciamo, questi rimangono davanti a noi, c'è da giocare là, c'è da giocare col PSG in casa, diventa scomoda. E vorrei aggiungere anche una piccola analisi
di PSG Juve che non ho avuto modo di fare perché ero a Parigi, e quindi andiamo a prendere un po' i dati della UEFA, perché la UEFA ci lascia qualche dato che non è così dettagliato come quelli della Serie A, quindi sarà un'analisi molto molto breve. Possesso palla, primo tempo 56-44 per il PSG, secondo tempo 50-50, segnale che la Juve è venuta fuori, ha cercato qualcosina in più, per un totale di 53-47. A Juventus si è effettuato 492 passaggi totali, di cui 452 riusciti. Stiamo parlando di una precisione dei passaggi del 92%. Il PSG ha fatto meglio, 653 totali, 609 riusciti, una precisione del 93%. È stata una partita bella e pulita, secondo me, dal punto di vista tecnico, e infatti i dati ci danno ragione, e mi sembra esattamente la fotografia perfetta della partita di due squadre che comunque sono state molto attente nella gestione della palla. Dati interessanti: bianconeri che effettuano 72 passaggi all'indietro riusciti contro i 133 del PSG. La Juventus ha completato 43 lanci lunghi contro i 16 del PSG. La Juventus ha eseguito 47 passaggi nel terzo offensivo del campo del PSG contro i 52 del PSG, e qua siamo molto vicini a livello di numeri. Abbiamo eseguito 9 passaggi in aria contro gli 11 del PSG e abbiamo tentato 12 cross e ne abbiamo completati 7. Il PSG ne ha tentati 5, ne ha completati 0. Segno che comunque la Juve con Vlahovic e Milik al centro dell'area di rigore aveva in testa di sfruttare molto l'ampiezza, di mettere il pallone dentro l'area e poi cercare un colpo di testa, cosa che effettivamente ha funzionato. È stato anche il gol segnato da McKennie, quando si è deciso di mettere anche un giocatore largo a destra, McKennie, come saltatore, e sfruttare molto i cross di Kostic, che secondo me rimane ancora molto impreciso, ma sono sicuro che Kostic arriverà a migliorare tanto nel mettere dentro diversi palloni. Passaggi completati dal massimo al minimo: Paredes 84, Danilo 52, Bremer 50, Bonucci 49, Rabiot 42, Cuadrado 39, Kostic 24, Perin 23, McKennie 20, Locatelli 18, Miretti, Milik e Vlahovic 14, De Sciglio 8, Ken 1. Che cosa notiamo? Che Paredes è intanto in cabina di regia, proprio ha preso su di sé tutta la volontà di orchestrare la manovra della Juventus, e infatti è quello che ha completato più passaggi, ma soprattutto Milik e Vlahovic un po' fuori dal gioco, così come Miretti, che è stato sostituito poi alla fine del primo tempo. Ma mi sembra anche doveroso cercare di confrontare questi dati con i passaggi completati invece dai giocatori del PSG. Stiamo parlando di 15 passaggi per Donnarumma, 67 per Ramos, 54 per Kimpembe, soltanto 33 per Marquinhos, 38 per Hakimi, 110 per Verratti, 72 per Vitinha, 27 per Mendes, 67 per Neymar, 35 per Mbappé, 70 per Messi. Clamoroso il PSG, il centrocampo del PSG è clamoroso. Verratti 110, Vitinha 72, se vogliamo Messi e Neymar che entravano dentro il campo con 70 e 67. Loro sono molto più bravi appunto a cucire il gioco sulla tre quarti campo grazie ai loro fantasisti, ma il numero di palloni toccati da Verratti, di passaggi completati da Verratti, ragazzi, è mostruoso. Maggiori dialoghi tra PSG e Juve, perché il PSG ha effettuato 25 scambi appunto tra Messi e Verratti, e Messi ti fa capire quanto è quel giocatore che va a cucirti il gioco lì sulla tre quarti, no? E Verratti, il giocatore che ha effettuato più passaggi in tutta la partita. Noi invece 19 scambi tra Paredes e Rabiot, segno che in realtà invece noi siamo rimasti un po' più orizzontali. Capite bene che Verratti e Messi sono in due zone diverse del campo, quindi centrocampo tre quarti, e quindi si va in verticale per raggiungerlo. Noi Paredes e Rabiot sono abbastanza allineati sulla linea di centrocampo, quindi siamo stati un po' più orizzontali del PSG, ma non c'era bisogno di questa statistica per comprenderlo. E poi un dato preoccupante, perché se pensiamo che Miretti comunque agiva sulla tre quarti, qualche metro più avanti, no? E rispetto ai centrocampisti, dietro a Milik e a Vlahovic, zero passaggi completati tra Vlahovic e Milik, zero passaggi completati tra Milik e Miretti, zero passaggi completati tra Miretti e Vlahovic. Un ragazzo su Twitter mi ha detto: fotografia perfetta di questa squadra. Sono d'accordo, fotografia perfetta di questa squadra che arriva sulla tre quarti e poi gli manca sempre quel qualcosa, e di questo ho già parlato nel video che ho registrato la notte che sono tornato a casa da Parigi, qui è necessario migliorare al 100%, ragazzi. E poi chiudiamo con una statistica di Opta Paolo: Leandro Paredes ha toccato 102 palloni in questa gara, più di ogni altro giocatore nella sua gara d'esordio in Champions League con la maglia della Juventus, da quando Opta raccoglie questo tipo di dato, quindi dal 2003-2004. E se il buongiorno si vede dal mattino, questo è un buon buongiorno, assolutamente. 102 palloni toccati,
e 84 passaggi completati. Quindi molto bene, molto molto bene, giocatore che si sente dentro il vivo del gioco, riesce a svolgere il compito di regista nel migliore dei modi. A Firenze non mi era piaciuto, a Parigi invece tantissimo, e ora testa la Salernitana, che è una gara assolutamente alla nostra portata, che non possiamo sbagliare. A proposito di Paredes, oggi è stato presentato alle 14.30, trovate il video della presentazione di Paredes qui online sul canale YouTube. Vi invito a lasciare un mi piace a questo video, le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, fatemi sapere se siete preoccupati per l'andamento di questa stagione, fatemi sapere se siete soddisfatti dell'analisi parziale, perché la UEFA ci ha fornito soltanto questi dati di PSG Juve, e fatemi sapere se alcuni di questi dati vi avevano già dato un'idea di quella che poteva essere stata la partita.